La Virtus Lanciano, con i suoi 44 punti, occupa attualmente il terzo posto in classifica, 6 lunghezze dalla capolista. Su 27 incontri disputati, la squadra allenata da Marco Baroni ha ottenuto 12 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Eppure, nonostante l'ottimo campionato dei frentani, il tecnico rossonero avverte un clima di sfiducia intorno alla sua squadra. Non facciamo autolesionismo, perché io oggi ho sentito gente che un pochettino non era contenta, no? Allora io vorrei invitare i nostri tifosi, che sono stati straordinari fino adesso, che da qui in avanti, se chi si vuole divertire non venga allo stadio, chi vuole soffrire insieme a noi come soffriamo durante la settimana è ben accetto, perché noi, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Tutto ciò appare quantomeno paradossale se si considera che la Virtus è riuscita in questi mesi a sbalordire tutti, tifosi ed addetti ai lavori. Colonne e titoli a tutta pagina dedicati dai quotidiani nazionali per sottolineare le prodezze dei giocatori della Virtus, in grado di sbalordire e stupire tutti. Eppure, malgrado l'ultimo successo con la Juve Stabia, arrivato sia pur nel finale dell'incontro, appare sconcertante che ci sia qualcuno tra i tifosi rossoneri che possa criticare questa squadra o che, come lo stesso Baroni ha riferito in conferenza stampa a fine gara, si siano sollevati dei mugugni in alcuni settori dello stadio Guido Biondi. Atleti che danno tutto sul campo, come ha ribadito il tecnico frentano, ragazze ai quali Baroni ha rivolto il suo ringraziamento per ciò che hanno fatto sin qui. Probabilmente gran parte della tifoseria, condizionata anche dai risultati ottenuti nella prima parte del campionato, ha pensato non più a salvarsi, ma magari a lottare per la promozione in A. Noi siamo sempre sereni, sappiamo che l'obiettivo nostro è quello là della salvezza, quindi della permanenza in Serie B. Poi quello che verrà di più sembra una frase fatta, ma è così. Dispiace solo da parte mia magari sentire qualche mugugno, qualche fischio in più quando magari ancora non stiamo vincendo questa gara, e magari chiedo al pubblico un sostegno in più, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il tecnico continua a ripetere con grande senso di responsabilità che la squadra deve prima conquistare la matematica salvezza e poi può pensare a raggiungere traguardi più ambiziosi come la promozione nel massimo campionato. Ma ci sono ancora molte gare da affrontare, a partire da quella di sabato prossimo, 8 marzo, con la Virtus impegnata nella difficile trasferta di Bari. È ancora fresco e doloroso, infatti, il ricordo del tremendo capovolgimento di risultato quando al San Nicola i rossoneri, avanti di 3 gol, si fecero raggiungere, poi superare dai pugliesi. Occorre una prova convincente per cancellare quei ricordi. Sabato si torna al San Nicola ed è prevista una grande mobilitazione da parte della tifoseria rossonera. Baroni spera in un grande sostegno da parte di tutti i tifosi che amano la Virtus Lanciano. Ah, quello sicuramente, l'attaccamento, comunque lo spirito di seguire la squadra non lo mette in dubbio nessuno, è partita ogni partita, sia in casa che fuori, comunque abbiamo la dimostrazione, no? Che la curva è sempre piena, che fuori casa comunque ci sono sempre, e quindi non ho dubbi che a Bari ne saranno in tanti.